Dell'istituzione della Commissione Antimafia a Milano, a seguito anche di tutte le notizie delle infiltrazioni, soprattutto in occasione dell'Expo, che è per quanto torta ridotta, torta ghiottissima per gli interessi della malavita organizzata, è a mio parere una questione semplicissima e di buon senso. Una commissione deve essere prima di tutto autorevole, ovviamente, cioè le persone che ne fanno parte devono conoscere in modo molto profondo l'argomento, anche perché è un argomento delicato e molto rischioso, quindi devono essere persone assolutamente competenti. Fa argine con qualcosa che ha una debolezza intrinseca, cioè essere solo la politica e la criminalità organizzata. Siccome la criminalità organizzata gioca a intervenire sulla politica con tutti i mezzi a sua disposizione, e purtroppo ne ha immensi, un filtro ragionevole e di buon senso sarebbe quello che la società civile, che non ha interessi politici e che non ha interessi di potere, sia parte fondante della Commissione. Ragioni di fiducia, di credibilità, di buon senso, anche di un cambio di rotta di cui il Paese e Milano, che è, diciamo, il leader economico del Paese, ha un bisogno vitale, soprattutto nel momento dell'Expo, un cambio di direzione politica, che la politica faccia il passo indietro, finalmente ritornando a fare il suo mestiere, essere al servizio della società civile e non farsi servire. Non c'è occasione migliore che avere una commissione mista e competente per restituire alla politica il suo ruolo e impedire che la politica degeneri nell'autoreferenzialità. Fosse anche solo questo il danno, l'autoreferenzialità è stato il danno devastante che ha condotto il paese Italia, stiamo in Italia sull'orlo del baratro. Finalmente l'aria è cambiata a Milano, facciamola cambiare anche in queste cose.